La giornata odierna inizia in uno degli altri siti di arte rupestre aborigena. Qui ci troviamo a cospetto di quelli che possono essere considerati i simboli sia della pittura aborigena ma anche di quello che è la spiritualità aborigena. Luogo è stato dato impropriamente il nome di Nurlanji Rock dalle popolazioni non aborigene che hanno preso spunto dalla regione Nagurlandia qui vicino, mentre le persone aborigene chiamano questo posto con due nomi diversi distinguendo la parte bassa dalla parte alta. Ora ci troviamo nell'Arnbarng che è la parte bassa, mentre la parte alta in cima al monte si chiama Burungoi. Il nome Kakadu deriva dal nome di una lingua che veniva parlata in queste zone all'inizio del 1900, Gagadiu. All'interno del parco Kakadu, che è grande più o meno quanto il Veneto, giusto per dare una dimensione fisica, si possono contare fino a 5.000 siti, di cui la maggior parte però non sono accessibili, non sono visitabili, perché all'interno di aree protette aborigene, aree in cui è vietato l'accesso perché è proprio di proprietà aborigena. Gli archeologi hanno identificato tre periodi storici in cui datare queste pitture rupestri. Un primo periodo che va dalle origini fino ai 6.000 anni fa, chiamato pre-estuarino, poi un secondo periodo che va dai 6.000 ai 2.000 anni fa, l'estuarino, epoca in cui il livello delle acque è arrivato, diciamo, al livello attuale, e poi l'epoca più recente, quindi dai 2000 anni fa ai giorni nostri, anche se in realtà oggi gli aborigeni non dipingono più su pietra, perché è una tecnica ormai, diciamo, anche per loro sorpassata. Eppure alcune pitture qui, anche in questo sito, sono classificate come arte moderna, come le impronte delle mani impresse sulle rocce. Come avrete visto anche in qualche immagine, lungo il nostro percorso ci sono delle aree bruciate, ma sono delle aree volontariamente bruciate, perché nella stagione secca, se ci troviamo alla fine della stagione secca, vengono bruciate per evitare il divamparsi di incendi veramente spaventosi. Questa era una pratica già utilizzata dall'uomo aborigeno Bining Mungoi, che permetteva quindi di rigenerare la terra, ricreare quindi nuova natura, nuova erba, chiamare quindi nuovi animali, tra i quali possum e wallaby, significava caccia, quindi cibo. Tanto è vero che queste popolazioni ne avevano tracciato anche una mappa. Quando arrivarono per loro quelli che erano gli invasori o i conquistatori, questa pratica venne dismessa perché diminuì la popolazione aborigena. Venne ripresa poi nel 1980, quando molti incendi distrussero la flora, nonché anche cambiarono la fauna, e adesso si è ritornati quasi alla normalità. Sulla strada si possono incontrare queste formazioni di terra, piccole oppure grandi, che non sono altro che termitai. Ebbene sì, qui le termiti portano la terra e si costruiscono la loro abitazione. Questo deve essere un grattacielo di termiti, poi ce ne sono alcuni che si trovano per la strada un pochino più piccoli, altri dismessi, perché dopo un tot di anni loro, le termiti, li abbandonano e vanno a fabbricarsi un nuovo edificio più confortevole, più all'avanguardia, insomma.
giornata è molto coccodrillosa. È partita con un coccodrillo, prosegue con un coccodrillo e continuerà con i coccodrilli. Abbiamo un nuovo compagno di viaggio. Si chiama Croc, Carlo Croc. Ed ora ci attende una bella crociera sulle Yellow Water Billabong. Cos'è un billabong? È un laghetto originato dalla deviazione di un corso d'acqua principale. Quando tra la stagione umida e la stagione secca le acque si abbassano, perché nella stagione umida qui le acque invadono praticamente tutto il circondario, quando appunto le acque si abbassano si creano questi bacini, questi laghetti, alcuni stagni perché isolati, altri invece dei laghetti ancora alimentati da un piccolo ramo del fiume principale. Le Yellow Water sono alimentate, sono state create appunto dal South Alligator River. I billabong sono molto belli e caratteristici perché intorno a questi c'è flora, fauna e quindi si possono osservare tutte queste meraviglie della natura. L'80% del territorio del Kakadu è cosparso da una savana ricca di alberi, lunghi tratti di costa paludosi con mangrovie. Nel complesso si stima che il parco ospiti più di 1000 specie di alberi che gli aborigeni utilizzano non solo come nutrimento, ma anche a scopo medicinale. I mammiferi sono assai presenti, circa una sessantina di specie diverse, e lo stesso anche per i rettili, che vantano 300 o 400 tipi di rettili diversi. Ma la tipicità di questa zona del Yellow River, in questo caso, è data dagli uccelli d'acqua, tra i quali compaiono le cicogne collo nero, le oche gazze, il martin pescatore, le aquile di mare e quelle dalla coda lunga. Ma il suono che più rappresenta il parco dell'intero Kakadu è quello dei cacatua neri coda rossa. Siamo arrivati al limite, al confine del Kakadu National Park, infatti stiamo uscendo da questo parco che abbiamo attraversato ed ora proseguiamo verso nuove avventure, sempre qui nei Northern Territory. Ci porta qui a Pine Creek, una località fondata verso la fine del 1800 grazie alla corsa all'oro. Infatti i giacimenti di oro vennero scoperti intorno al 1871, quando iniziò a crescere questa città che divenne una delle più importanti città dei Northern Territory. E questi giacimenti furono scoperti grazie agli scavi per la linea del telegrafo Overland. Ebbene, qui ci troviamo all'interno del Minor Park e con tutti questi macchinari originali utilizzati per gli scavi minerari. Anche questo video, qui le strade sono lunghissime, interminabili, tra una località e l'altra passano centinaia di chilometri, quindi continuate a seguirci, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete e scriveteci i vostri commenti, le vostre domande. Guarda, io che devo guidare, no? Ah.
Bene, via, via, via. Noi intanto proseguiamo, eh. Ci vediamo. Ciao, ciao.